Allora, io oltre a far parte di Cittadinanza Verde della Magistratura, faccio parte anche di un'altra associazione che si chiama appunto Associazione di Formazione Libera Network, che ha lo scopo quello di poter fare un tipo di informazione che è al di là dei canoni, di quelli che noi sentiamo giornalmente nei telegiornali oppure nei giornali per quanto se ne possono leggere o meno. E quando mi sono stati passati i lavori che dovevamo noi dell'associazione giudicare, guardate che non è stato semplice, non è stato per niente facile, perché i lavori che ci sono stati passati erano tutti di pregio ed erano tutti meritevoli di ricevere un premio, ma purtroppo, devo dire purtroppo, tutti non possiamo premiare. Sì, certo, sarebbe una gran bella cosa premiare tutti, mi piacerebbe poter premiare 10 persone, 20 persone con un premio alla comunicazione, perché ognuno ha voluto dire qualche cosa, ognuno ha cercato di comunicare quello che più sentiva per quanto riguarda il problema della legalità o per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda tutta una serie di tematiche sociali. E quindi io ho scelto io assieme ad altri miei colleghi dell'associazione abbiamo scelto un testo che ha portato Grassadonia ed è un testo, diciamo, molto toccante perché la ragazzina racconta la storia della sua famiglia, è una famiglia che proviene da emigrazione. Ed è una famiglia che ha accolto un pezzo di emigrazione all'interno di questa. Ora io, se per voi va bene, io vorrei farvi leggere questo scritto, va bene? Anche perché il tema questo dell'immigrazione è un tema che oggi è molto, ma molto, tra virgolette, di moda, diciamo così. Qualcuno ce lo vuole fare vedere come un pericolo, ma è un falso pericolo. I problemi nel nostro paese sono ben altri. I problemi nel nostro paese si chiamano legalità e lavoro, perché un paese quando ha il lavoro è ricco di per sé e difficilmente va a finire tra le grinfie dell'illegalità. Ora, leggiamo questo scritto. Uno dei temi che mi sta particolarmente a cuore è quello dell'immigrazione. Io e la mia famiglia siamo sempre stati molto sensibili su questo tema, dato che mia nonna è stata un emigrante. Il mio bisnonno è andato a lavorare in Inghilterra presso una fabbrica di nylon e con sé ha portato tutta la sua famiglia, formata dalla mia bisnonna Gianna e i figli Nunzia, Anna, mia nonna ed Enzo. Essi sono cresciuti in una località a 3 ore da Londra e si sono trovati a confrontarsi con diverse etnie. All'età di 12 anni mia nonna è tornata in Sicilia, dove, diventata adulta, ha conosciuto mio nonno, formando con lui la famiglia, della quale anch'io oggi faccio parte. La mia nonna mi ha sempre raccontato i suoi anni trascorsi a Londra e mi ha trasmesso il suo amore per gli altri, soprattutto per quelle persone che per motivi diversi hanno dovuto abbandonare la loro terra, trasferendosi in quei paesi dove hanno avuto la possibilità di trovare lavoro. A tal proposito, tornando al tema immigrazione, voglio raccontarvi la storia di un immigrato del Gambia, di nome Leopold, che oggi vive in Italia e che fa parte della mia famiglia perché spesso ospita a casa nostra. Leo, come lo chiamo io, mi ha raccontato che essendo la sua mamma cattolica e padre musulmano, ha rischiato prima la crocifissione e in seguito è stato ripudiato dallo stesso padre. Sempre dal suo racconto, ho appreso che dal Gambia si è dovuto spostare in Libia, dove ha patito ulteriori sofferenze, come bere acqua mista a benzina per evitare che la bevesse in un unico sorso, durante il viaggio della speranza. Per quanto riguarda il cibo, solo 5 biscotti per tutto il tempo del viaggio dal deserto al mare. Arrivati in Libia, ha dovuto aspettare ben un mese, vivendo in condizioni igienico-sanitarie precarie e subendo violenze e soprusi di ogni tipo, e fingendo di essere musulmano per non essere crocifisso. Finalmente, con barconi di fortuna, ha potuto raggiungere la nostra Sicilia.
Qui ha conosciuto mio zio Giuseppe, che ha lavorato come orientatore presso un centro di prima accoglienza, CPA a Sante, via Monfenera, Palermo. Lo zio si è subito accorto che Leopold era un ragazzo bravo e con una cultura superiore alla media. Infatti conosce ben 7 lingue, tra cui dialetti africani. Questo gli ha permesso di lavorare come mediatore culturale presso le prefetture e i tribunali d'Italia. Mio zio l'ha presentato alla nostra famiglia, addirittura mia nonna, da ex emigrante, ha preso a cuore il ragazzo, tanto da pensare di adottarlo. Durante le feste natalizie, Leopold è stato ospite da noi ed è stato un periodo bellissimo per tutti. Abbiamo deciso che per la Pasqua ripeteremo l'esperienza. Durante la sua permanenza presso casa nostra, ci ha raccontato tanto della sua vita, che anche se breve, infatti ha solo 19 anni, è stata piena di esperienze tragiche, di razzismo, di intolleranza religiosa e violenza. Pensare che in Africa l'intolleranza non è solo tra neri e bianchi, ma anche tra nero e nero, perché spesso vivono guerriglie civili tra villaggi, mi ha veramente sconvolto. Noi italiani non vediamo di buon occhio l'arrivo di tutti questi migranti, immigrati, perché pensiamo che essi tolgono lavoro ai nostri figli, portino malattie o ulteriore delinquenza. Ciò non è sempre vero, infatti vivere a stretto contatto con Leo mi sta insegnando ad essere una persona migliore, mi sta insegnando ad essere più tollerante e comprensiva nei confronti di tutti. Basterebbe che ognuno di noi facesse ciò che la mia famiglia sta facendo, perché ritengo che un piccolo gesto può fare la differenza, cambiare le cose nel mondo. A tal proposito vorrei citare una frase di Baden Il vero modo per essere felici è quello di procurarsi felicità per altri. L'accoglienza è molto importantissima per tutti noi, un giorno potremmo avere bisogno. Questa è la cosa che abbiamo. E questo è il premio. Sono 100 euro questi qua, eh. Ma non è che sono soldi. Questi soldi devono servire per allargare ancora la visuale e la formamenti. Grazie e complimenti per io voi. Voglio questo scritto.